Non solo difficoltà, nei trasporti come nelle aule, anche proposte e suggerimenti. Gli studenti delle superiori di Pisa raccontano il loro mondo della scuola, fatto di luci e di ombre, ma soprattutto della loro voglia di partecipare. Accade nel corso del tour di Siete Presente, l'iniziativa di Regione Toscana e Giovani Sì, che nella sua quinta tappa arriva a Pisa, nel salone storico della stazione Leopolda. Qui 70 studenti, in rappresentanza di 18 diversi istituti della provincia, eletti nei consigli d'istituto, nelle consulte provinciali e nel Parlamento degli studenti, hanno partecipato a un confronto diretto con le istituzioni. Si è parlato di edifici da ristrutturare, soprattutto di aule inadeguate o che mancano. Tasto dolente anche i trasporti, in particolare per la frequenza delle corse. Le necessità degli studenti che sono venute fuori da questo incontro sono soprattutto dal punto di vista dell'edilizia scolastica la carenza di aule. In molte scuole mancano le aule, gli studenti non sanno dove andare a fare lezione, ci sono succursali o scuole che prestano aule alle altre e il Covid, diciamo, in questo caso non ha per niente aiutato. E poi per quanto riguarda i mezzi di trasporto sono le corse che saltano, le corse piene oppure la mancata coincidenza tra uscita o entrata. Un evento del genere è molto utile e ho avuto l'impressione che molti studenti abbiano avuto lo spazio, la possibilità di esprimere i propri problemi. Abbiamo delle impalcature fuori scuola. Le ragazze e i ragazzi per troppo tempo hanno perso la speranza che le cose possano cambiare. Con Giovani Sì, con la Regione Toscana, siamo in campo per permettergli di riavere fiducia, di riavere speranza, di ridurre quella distanza che vi è tra giovani e politica e di permettere alle istituzioni e agli adulti di rispondere alle problematiche punto punto che i giovani vivono ogni giorno e a loro permettere anche di fare proposte, perché noi sentiamo dalla loro voce cose che non sentiamo dalla voce dei presidi, perché a volte non tutto è concordato e coordinato. Ecco perché è importante non soltanto ascoltare i dirigenti scolastici, ma le istituzioni hanno il dovere di ascoltare anche la voce degli studenti. Oggi è stata una bella dimostrazione di partecipazione, la presenza del Presidente della Provincia e la sua volontà di andare in ogni scuola per ascoltare dirigenti, docenti, genitori e studenti è la dimostrazione che questo evento, questo incontro serve a far smuovere in positivo le cose sui territori. In tempi di 5 anni andremo a sostituire quasi la totalità del parco mezzo. Di fronte a loro politici e tecnici provinciali e regionali che hanno preso l'impegno di affrontare le criticità rilevate e colto l'occasione per presentare la scuola che sarà. Diamo e daremo risposte soprattutto per l'edilizia scolastica, per la mancanza di spazi, innanzitutto facendo collaborare di più presidi, perché magari possiamo ottimizzare l'uso di quello che già abbiamo e poi abbiamo intenzione di costruire moduli, ma anche di fare manutenzioni importanti e straordinarie a tutto il nostro patrimonio in modo tale da riutilizzare aule che magari non utilizzavamo e poi fare anche dei piccoli ampliamenti. Penso che questa sia una prima risposta e poi sicuramente usufruiremo del PNRR. E proprio i fondi in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno fondamentali per i prossimi investimenti su edilizia scolastica ed efficientamento energetico. Con il piano triennale sull'edilizia scolastica noi cerchiamo sempre di avere una fotografia quanto più aggiornata possibile dei bisogni, del fabbisogno dei territori, quindi ovviamente interfacciandoci con le progettualità di comuni e province cerchiamo di sostenerle, l'abbiamo fatto in questi anni e continueremo a farlo. Il PNRR sicuramente offre da questo punto di vista risorse importanti attraverso alcuni bandi che già sono stati indirizzati a comuni e province che hanno risposto direttamente, altre misure invece passano attraverso la programmazione regionale. Noi ci stiamo facendo trovare pronti ovviamente per poter intercettare al meglio questi finanziamenti, queste risorse. Alla grande, tutti.